Arrendersi mai, vietato mollare. Infatti lui, Andrea Nardin, non si dà per vinto. Il presidente della provincia di Vicenza è il più forte sostenitore dell'idea di non chiudere totalmente Ponte Alto durante i lavori della TAV. RFI e Iricav infatti hanno prospettato una chiusura per 18-24 mesi. Viceversa, la provincia ha proposto di procedere per fasi, lasciando sempre operativa una corsia per non paralizzare il traffico in uno degli snodi più importanti della mobilità della città. Ipotesi questa scartata da Iricav anche nell'ultima riunione tecnica a causa dei tempi che si allungherebbero di un anno e dei costi che lieviterebbero di 20 milioni di euro. Su Ponte Alto apprezziamo che RFI e Iricav ci abbiano risposto in maniera più articolata rispetto alla semplice comunicazione che ci avevano dato in un primo tempo. Ora la loro analisi verrà sottoposta alla nostra struttura tecnica, che avrà modo di capire di fronte a una ammissione che comunque tecnicamente la nostra proposta è fattibile, se sono superabili quelle che sono le obiezioni sui tempi, quindi sul cronoprogramma ed eventualmente sull'aggiunta di costi. Insomma, Andrea Nardin, come dicevamo, non si arrende mica. La proposta della provincia è fattibile, ma richiede uno slittamento di tempi e un aumento dei costi che il presidente della provincia spera possano essere ammortizzabili nel cronoprogramma complessivo. E poi c'è un altro tema. La TAV dovrà attraversare altre zone importanti della provincia. Ebbene, Andrea Nardin si chiede se queste risorse economiche che non ci sono per Ponte Alto ci saranno invece per affrontare le altre tappe dell'attraversamento di Vicenza. Ci non dimenticando che manca ancora il nodo stazione, tutto quanto all'uscita a est, il famoso salto del Montone, Grisignano, Grumolo, Torri, quindi pensare che non ci sia un plafond che comprende in qualche modo il superamento di questi ostacoli anche per il futuro, spero non sia un'ipotesi realistica e spero che all'interno di questo plafond si possano trovare anche i soldi per Ponte Alto. 20 milioni di euro per Ponte Alto poi vanno commisurati ai costi sociali ed economici che ci sarebbero se verrà chiuso totalmente uno degli snodi più importanti per il traffico di Vicenza in uno dei quartieri più trafficati per la presenza di uffici, della zona industriale e della fiera. Per questo Andrea Nardin lancia un appello ai parlamentari e a tutte le istituzioni perché sostengano l'idea di non chiudere Ponte Alto. Credo, sono sicuro, come già sta avvenendo, che anche i rappresentanti a tutti i livelli si possano interessare a questo tema a livello regionale e anche a livello nazionale, aiutandoci nel proporre e nel sostenere la nostra soluzione.